Passiamo ora al pulcino segnaposto. Prendiamo un piattino. Tracciamo il contorno. Lo ritagliamo. Pieghiamo a metà questo cerchio e al centro disegniamo un rettangolo. Ritagliamo questo rettangolo. Ora disegneremo l'occhio del pulcino. Successivamente andiamo a fare il becco di questo pulcino. Disegniamo un triangolo su un foglio. Lo andiamo a colorare. E lo incolliamo solo su una parte del pulcino. Ora prepariamo le ali con della carta colorata. La larghezza è sempre quella del piattino. Pieghiamo a fisarmonica il foglio. E lo infiliamo nel taglio che abbiamo fatto precedentemente. Ecco qui il nostro pulcino. A tutti auguriamo un buon lavoro e buon divertimento e soprattutto una buona Pasqua a tutti!